Uno degli aspetti più gravi della vertenza della scalinata a Cernaia è che si è voluto leggere una perizia pagata peraltro da noi cittadini all'agronomo dottor Sani in maniera del tutto strumentale. Con i nostri soldi sono state periziate le piante di Cernaia e le piante alcune erano stabili e sono quelle che sono state mantenute in vita. Ora si vuol dire che improvvisamente si sono malate, ma Sani non ha detto questo. Ha detto che lavorando con questo sistema, con questo modo, con questo progetto, perché cosa importante, il progetto nonostante i tavoli del Comitato Cernaia, nonostante il tavolo del Verde, nonostante due commissioni e molti articoli nei quali molti politici sono spesi parlando di progetto variato, il progetto continua a essere quello originale, peraltro con i rilevamenti sbagliati e quindi con il passaggio delle tubature sbagliate. Questo progetto sbagliato lo si vuole portare avanti e il dottor Sani dice, lavorando con questo progetto è evidente che gli alberi che io ho dichiarato essere buoni possono cadere e ovviamente non si vuole prendere responsabilità, si vuole fare questo tipo di forzatura. Trovo che questa qua sia una mistificazione veramente, ancora una volta come è avvenuta in Piazza Verdi, della realtà. Abbiamo amministratori che mistificano in maniera seriale la realtà per non voler cambiare quello che loro hanno deciso. Questa è dittatura. Quando non si vuole ragionare con la gente, si finge di ragionare, poi si va avanti per le proprie idee, si impone la propria dittatura.